questa slide che introduce, diciamo, la fase successiva e conclusiva dell'intervento che voglio concludere abbastanza velocemente per non sottrarre altro tempo. Alcuni abbiamo scritto la sintesi del messaggio che vogliamo lanciare. Oggi segniamo una tappa importante del percorso, ma non è la conclusione, come vi ho detto. Facciamo la sintesi di ciò che abbiamo condiviso con il territorio e soprattutto vogliamo dirvi che i protagonisti di Montagna Futuro non sono la Regione, ERSA, o i professori nelle varie materie, o le nostre strutture, la burocrazia di Regione Lombardia, ma sono le montagne, chi li abita e chi le ama. E c'è un intero progetto che ha bisogno di tutti voi per diventare concreto. Questo è veramente il tema che oggi vogliamo restituire. Le linee guida che vogliamo presentarvi, quindi, come vi ho detto, sono i pilastri del nuovo progetto per la montagna di Regione Lombardia. Alcune frasi, ma nel libretto che vi restituiamo ne troverete tantissime. Queste sono segnate quasi a caso, ma sono tutte validissime, ve le leggo velocemente, però c'è un problema di mentalità, una chiusura verso la funzione dei servizi legati al sociale. Quella della montagna è una cultura molto orgogliosa, bisognerebbe lavorare per incentivare un cambio culturale. Fabrizio Veronesi, Comunità Montana, Valtrompia. La montagna sta cambiando la propria fisionomia turistica e ha bisogno di nuove capacità professionali e di servizi di qualità per attrarre. Danilo Alubisetti, rifugista al Sassi Castelli, Piano d'Altavaggio. Partire dal punto di forza della montagna, che non ha nessun altro, che è il nostro territorio, Germano, Squarati, Birrificio, Ballander, della Valle Monica. Una buona governance e una collaborazione tra pubblico e privato aiutano a creare sviluppo. Vittorio Milesi, sindaco del Comune di San Pellegrino Terme. Gli impatti dei cambiamenti climatici si fanno sentire anche sull'agricoltura di montagna. È necessario innovare per sostenere la produzione. Gianluigi Guagelli, presidente del consorzio Sponda Soliva della provincia di Sondrio. Sono solo alcuni esempi, ma ne abbiamo riportati nel libro tantissimo. Quali sono i tre pilastri che noi abbiamo voluto restituire a voi da questo lungo percorso? La montagna e le montagne, ve l'ho già detto. Tre temi che secondo noi possono essere declinati dentro cui costruire poi il libro della montagna di Lombardia. L'identità è una cosa che abbiamo sentito ripetere in tutti gli incontri che abbiamo fatto. La montagna ha la propria identità. È qualcosa di diverso rispetto a tutto il resto. E dentro l'identità due questioni: la montagna che deve essere consapevole dei suoi punti di forza e delle sue debolezze, e una montagna che deve sapersi governare, perché l'identità porta poi alla necessità di sapersi governare. Il territorio, abbiamo detto prima, è la risorsa che nessuno potrà sottrarre alla montagna, alle montagne. Nessuno potrà copiarlo il territorio. Quando arrivano i cinesi possono copiarci tutto, ma non certamente il territorio, che va dal paesaggio alle risorse naturali. E dentro questo passaggio, paesaggio, risorse naturali, che spesso sono date troppo per scontato, c'è tutto un mondo che deve essere declinato e costruito. E poi l'altra questione che ci hanno posto tutti è la possibilità di vivere in montagna. Se non si vive in montagna, la montagna non c'è più. E quindi il tema è decidere di far restare e magari ritornare quelli che abitano in montagna, e poi la capacità di attrarre le persone e gli investimenti, quindi la possibilità di creare sviluppo ulteriore proprio grazie ai punti di forza della montagna e della Lombardia. Riguardo all'identità, velocemente, qui vedete declinati alcuni punti, ma ne potremmo scrivere a decine. Il valore della tipicità, la questione delle opportunità e delle debolezze. Guardate che troppo spesso c'è una lamentela rispetto al fatto che si è marginali, ma il fatto di essere marginali diventa anche un elemento di grande forza se si sa trasformare questa questione in un'opportunità. E poi il confronto, senza timori. In questo viaggio abbiamo incontrato a volte il timore, la paura di confrontarsi, la sfiducia. La gente ci dice: ma intanto non cambia niente, ma intanto
potete raccontarci quel che volete, ma alla fine ci imporrete comunque le cose che volete fare. Ecco, invece la montagna deve essere consapevole della forza che può avere. Lo ha dimostrato, permettetemi questo piccolo inciso, anche il video lo dice Alberto Mazzolini nel video che vedremo successivamente, lo fa intuire. Abbiamo appena ottenuto un referendum per chiedere più autonomia nella nostra regione. Se la regione ha ottenuto un risultato importante di consenso rispetto, di mandato rispetto alla trattativa che il Presidente Moroni ha aperto col governo, è grazie alle montagne di Regione Lombardia. E quindi la montagna può e deve esprimere anche nel confronto una forza e poi la capacità di sapersi governare. E qui naturalmente c'è il tema della frammentazione, c'è il tema dei tanti livelli che sono sovrapposti tra di loro, della burocrazia, il tema del residuo fiscale. La Regione Lombardia ha un residuo fiscale pazzesco, ma la montagna di Regione Lombardia, in modo del tutto assolutamente inaccettabile, ha un residuo fiscale nei confronti dello Stato. I piccoli comuni di Regione Lombardia danno il contributo di solidarietà allo Stato e questa sicuramente è la prima cosa che deve essere eliminata. E quindi poi strumenti specifici differenziati per ogni territorio, per le montagne di Regione Lombardia. Se noi pensiamo alla tutela del paesaggio, non possiamo pensare che la stessa regola vale per le Grigne e vale per Livigno, perché evidentemente se noi pensiamo a una tutela per le Grigne, faccio le Grigne perché è un esempio che conosciamo tutti, le Grigne sono una montagna disabitata a partire da 1200 metri in su, non c'è più nessuno, ma se noi pensiamo a Livigno che a 1800 metri c'è il paese e pensiamo alla stessa regola che deve valere per chi abita sulle Grigne e più chiaro su Livigno, evidentemente facciamo una cosa che non andrà bene né per le Grigne né per Livigno. Le montagne di Regione Lombardia e strumenti specifici, quindi presuppongono la conoscenza e il confronto. Non